dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Sentite che diceva Sant'Agostino: fai quello che puoi e chiedi quello che non puoi, ed egli farà in modo che tu possa. Oggi, festa dell'ascensione di Gesù al cielo, questa frase ci riguarda, secondo me, da vicino, perché oggi è la festa di tutti quanti noi che siamo mandati a portare ai fratelli l'annuncio che Gesù ci è venuto a fare durante tutto il suo percorso di vita sulla terra e che oggi in qualche modo si conclude. Oggi non è un inizio di un'assenza che peserà sulle nostre giornate, sul nostro modo di vivere. Oggi è un affidamento di responsabilità nel portare quell'annuncio che Gesù durante i suoi percorsi di vita, durante i suoi insegnamenti, ha depositato nel cuore degli apostoli, delle persone che ha incontrato, e che è arrivato proprio attraverso l'insegnamento degli apostoli anche ai giorni nostri, e che ai giorni nostri noi stessi siamo chiamati a portare ai fratelli che incontriamo. Il cardinale Ravasi dice che l'ascensione è il superamento da parte di Cristo del nostro limite e della nostra prigione. La prigione di questa nostra esistenza, che ci vincola a determinate modi di comportamento, ai nostri vizi, ai nostri peccati, al nostro modo di pensare, al nostro modo di costruire la vita e di aggiustare il Vangelo, la buona novella, a seconda di come ci fa più comodo. E invece Gesù che cosa si aspetta da noi? Si aspetta una testimonianza vera, una testimonianza di cuore. Si aspetta che noi mettiamo in pratica, nel vero senso della parola, quell'amore che Lui ci è venuto a portare sulla terra. Certamente sa che il compito non è semplice, perché siamo uomini. Gli stessi apostoli, abbiamo ascoltato nel Vangelo di Matteo, che non riporta l'episodio dell'ascensione, così come Giovanni, lo fa Luca, lo fa nella parte finale aggiunta Marco, ma non Matteo, che quest'anno ci viene proposto dalla liturgia della parola. Ma la situazione e il finale è lo stesso, cioè andate, portate il mio annuncio, battezzate nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, fate che il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo regnino nei vostri cuori e dai vostri cuori escano ed invadano i cuori di coloro che incontrate sul vostro cammino. Incontrare sul nostro cammino e far invadere il cuore dei fratelli, del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, significa uscire da quella prigione che non ci fa camminare sereni, che non ci fa vivere tranquilli su questa vita e che non ci fa guardare in alto, lassù in quel cielo che tutti quanti noi siamo un po' orientati a guardare come la casa di Dio, quel cielo dove secondo noi risiede Dio. Ma Dio, Gesù Cristo, stanno insieme con noi, stanno con i nostri fratelli che incontriamo, perché se noi in loro vediamo il volto di Dio, ecco che la sua parola allora si è incarnata in noi ed è stata in grado di produrre a sua volta amore. L'episodio degli Atti degli Apostoli che abbiamo ascoltato qui quest'oggi, che ci racconta poi dell'ascensione, termina così: dice, perché guardate lassù? Egli, sì, è vero, non lo vedete più, ma sta sempre insieme con voi e vi aiuta a camminare sulle strade di questo mondo. Ecco perché all'inizio ho citato la frase di Agostino, perché
volere è potere, no? La potrei tradurre così, sintetizzare così quella frase, cioè fai quello che puoi, fai quello che riesci a fare, no? Perché la tua umanità, il tuo modo di essere uomo certamente ti limita col tuo carattere, col tuo modo di pensare, però chiedi al Signore di aiutarti a fare quello che non riesci a fare e stai sicuro che ci riuscirai. Chiedere al Signore di riuscire a fare quello che non riusciamo significa chiedere l'intervento da Lui dello Spirito Santo, che ci viene comunque dato, che ci viene comunque donato e che ci aiuta a testimoniare con forza e con fede la Sua parola. Lo Spirito Santo che noi celebreremo solennemente domenica prossima è colui che dà la vita al nostro modo di testimoniarlo, che dà l'input per far vedere che siamo figli di Dio e che proprio perché siamo figli di Dio siamo in grado di amare, siamo in grado di portare agli altri quell'amore che Lui ci è venuto a portare sulla terra, addirittura morendo sulla croce, addirittura allargando le braccia ad una morte infamante, ma che è stata però il preludio di una vita vera, di una vita che non finisce mai. Quindi oggi è la nostra festa, è la festa dei mandati, è la festa di coloro che sono mandati missionari dai fratelli, di coloro che, come dice il Cardinale Ravasi, escono dalla prigione della terra, escono dalla prigione della propria mentalità, del proprio modo di pensare in maniera distorta, come testimoniare il Vangelo, ed è la festa di coloro che credono in colui che ci ha accompagnato per un tratto di strada e che poi ha detto adesso sei in grado di camminare da solo, vai, fammi vedere quello che sei buono a fare, ma non è lavarsi le mani da parte di Gesù, non dobbiamo guardare l'ascensione con tristezza, come dire da oggi siamo soli, no, Lui è con noi tutti i giorni fino alla fine del mondo, l'abbiamo ascoltato nella parola di Dio di quest'oggi. Gesù è come i nostri genitori, no? Che fin quando siamo piccoli ci portano per mano e noi ci sentiamo sicuri stringendo la mano dei nostri genitori e man mano che cresciamo facciamo tesoro degli insegnamenti che loro ci hanno dato e cerchiamo di metterle in pratica, perché questi insegnamenti e questa mano che comunque sentiamo ancora che ci stringe mentre camminiamo e mentre avanziamo anche noi con gli anni ci aiuti a camminare bene, ci aiuti a non scivolare e anche quando scivoliamo ci aiuti a risollevarci. Ecco, Gesù oggi ci affida questo, ha accompagnato per un tratto di strada con la sua parola, con il suo esempio vero e le persone che ha incontrato, ha detto a coloro che ha incontrato, ha dato a coloro che ha incontrato il mandato di portare questa parola, parola che oggi arriva fino a noi e che noi siamo chiamati a testimoniare, sentendoci vicini proprio a colui che ci dà questo mandato, a colui che continua tutti i giorni a nutrirci con la sua parola, con il suo corpo e con il suo sangue e a aiutarci con lo Spirito Santo che ci ha donato e che dobbiamo chiedere continuamente perché la nostra azione sia un'azione vera, efficace, un'azione da figli di Dio, dove coloro che ci vedano non ci dicano quello sì, quello è un cristiano, un cattolico, no, puntino il dito verso di noi dicendo quello è un figlio di Dio, quello è uno che mette in pratica ciò che il Signore gli ha insegnato, quello è uno che mette in pratica il battesimo che ha ricevuto. È questo l'augurio che faccio a voi e a me ed è anche l'augurio che di guardare in alto cercando Gesù tra le nuvole ma sentendolo qui vicino a noi, che cammina con noi, che ci tende la mano e ci aiuta a camminare sulle strade di questa vita. Buona domenica a tutti.